Rieccoci. Amadeus mi ha detto che mi ha mandato 60 messaggi, lui li vedeva, io no. Vediamo adesso. Allora, li vedo uno per uno, una alla volta. Ama, scrivimi. Vedi? Rossella, Tibor Rala, Cristian Bellegerai, richieste di partecipazione al tuo video, non mandateli, vi prego, adesso se no non riesco. Bova Francesca, a Brescia Stefania, una alla volta. Viaggetta. Federchicca 73, ciao. Tallini Denise, vedete, allora non mi compare a me. Ma non è che t'ho bloccato? Non è che forse t'ho bloccato, ma è impossibile. Com'è possibile? Zelmira Russo, niente, c'è qualcosa che non va. Imma Mazzocchi, ti saluto. Saluto tutti, ma te non ti vedo. Gabriella Gabriella, Mary T, Romina Bagnasco, che saluto. Gabriella, Gabriella, di nuovo, due volte, vedete? Vedete? Giovanni Amadeus, eccolo! Giovanni Amadeus, vi ho visti! Giovanni Amadeus! Amadeus! Ci sei? Oh! Mamma mia! Ci sei, mi senti? Buonasera, allora. 60 messaggi ti ho mandato, io non sono capace, poi sono anziano, sono lento. Maganziano, tu sei un ragazzo ancora, sei un ragazzo. Allora, amici, eccolo qua, guardate adesso come aumentano le visualizzazioni appena qua. Ma che ti sei fatto? Che c'hai i capelli? Li ho tenuti più lunghi, ho tagliati qua e li ho tenuti un po' più lunghi qua, così. Con la macchinetta li ho tagliati qua, ma qua non me la rischio perché ho paura di fare danni, quindi li lascio Adesso così. c'è scritto, mi saluti mio cugino. Ciao, io metto gli occhiali perché sennò non si No, vede. non ti si può vedere con gli occhiali. La prima, io sai che non ho mai fatto nella mia vita una diretta Instagram, io non sono proprio Come no? mai fatto. Tu mi hai chiamato una volta che eri con Lorenzo sul mio cellulare, perché questo è il cellulare Instagram, c'era Giovanna. E io non ce l'ho Instagram, sul mio cellulare mi sono collegato, ti ricordi? Non ho mai fatto una diretta Instagram nella mia vita. Questa Ecco, questa è la prima. Ma dove sei? è la prima. Dimmi dove sei ubicato. A casa, in sala. Che sala? Sala da pranzo. Fammi vedere. Quel tavolo c'è José che fa i compiti sul Ma tavolo. dove sei? Roma, Milano, No, dov'è? a Roma, qui a Roma. Ah, Roma. Sì. Senti, sei in quarantena, sì. Eh sì, sono uscito solo ieri perché avevo una riunione, devo dire, mi è venuto un'ansia a uscire. Una Sai riunione che con chi, scusa? una riunione per la serata dell'inaugurazione del Ponte di Genova, che ci sarà a luglio, Ponte di Renzo Piano. Fai tu? Sì, e quindi. Sì, ormai, cioè, tu condurrai dai piloni nuovi, Dai, dai, dai. ci sarà Renzo? Sì, ci sarà. È bellissimo. Io ho visto solo delle foto, il ponte è bellissimo. Quando è illuminato la sera è una Quando è roba illuminato è meravigliosa. spettacolare. E poi è stato fatto in meno di un anno. Cioè, ragazzi. In meno di un anno. Un ponte che è un simbolo per la rinascita di Genova, ma insomma dell'Italia. Insomma, è un simbolo di lavoratori che non si sono mai fermati neanche in questo periodo. Cioè, mi rendete conto che Complimenti all'architetto Renzo Piano. volere e anche agli operai Sì, che stanno lì una squadra pazzesca. Insomma, 11 mesi, eh? sai che la ditta qual è? Salini in pregilo. Sì? Ah, si chiama Salini? In pregilo. Davvero? Sì. Ma che Veramente? ridi? Ma se io dico una cosa seria e tu ridi. Salini in pregilo costruiscono ponti, autostrade nel mondo, in Italia. Fanno poco, hanno fatto po sempre meno, ma all'estero hanno costruito cose incredibili. Ah, Hai bravo. Tu capito? Un sei sacco. tutto, ragazzi. Sai che tu sei tutto, veramente. Sei un sacco di cose. Io È vero che sono un sacco di rimango cose. stupito. Ogni tanto mi faccio raccontare No, delle perché cose. tu non è che rimani stupito, tu dici mi sembrava scemo, invece, anche perché No, poi sicuramente Salini lo conoscerai, che non è quello della Rai, eh. Chi è? Salini in pregio è quello che ha costruito il ponte, la Sì, ho ditta. capito, ma io quando ho detto Allora Salini ho te lo pensato dico, all'amministratore delegato della Rai. no,
te lo dico come lo capirà, è la ditta, la okay. ditta, l'appalto è stato Salini in pregio. Ho capito, mi stai parlando come se fossi straniero, l'ho capito. Senti un po', niente, non so come affrontare, lo sai che mi ha chiamato un giornalista del Corriere della Sera? Chi è? Renato Branco. Ah, scegli come no. Scegli come il no. nome o il cognome. Renato, bravissimo. Aspetta Renato. Che mi dicono qui c'è anche la Fincantieri, che qui appena sbagli ti seccano. C'è anche la Fincantieri, lo dice Wonder Monica, spero sia vero. Giusto, c'è la Fincantieri. Tra l'altro la Fincantieri fu quella che mi costruì. Presto mi ha mandato un messaggio, se continua così la fate saltare sta cosa. Lucio non l'ho mica detto io, ha detto lui. No, io però ho detto semplicemente l'inaugurazione del ponte, tu devi dire che io ti ho detto che stai facendo, tu ieri ho fatto una riunione, è ovvio che se tu mi hai fatto una riunione è ovvio che io ti dica di cosa, tu mi potevi dire qualsiasi cosa, invece tu mi hai detto ma tu lo sai che io sono sincero, io dico quando ti ho detto il ponte io ho detto il ponte, è una cosa importante, quindi adesso Lucio Presta, che è sempre sul pezzo, fate saltare sta cosa. No, bellissimo, sarà insomma è la prima volta che sono uscito da casa ieri, perché prima uscivo solo per accompagnare mia moglie a fare la spesa, ma io stavo in macchina. Ma ce l'hai la mascherina? Sì, certo, assolutamente. Riesci a coprirmi il naso? Sì, riesco a coprirmi il naso. Anzi, aderisce bene sul naso, sai? Perché aderisce. Il naso fa da tipo certo. una tenda canadese, quindi aderisce benissimo e riesco anche a mettere gli occhiali sopra. Sì, perché sennò si appannano. Esatto. Perché il segreto è non far appannare gli occhiali e mettere la mascherina così. Esatto. Ah, ce l'hai? Ah, pensavo che avessi la mascherina là. Ok, bravo. Esattamente. Vedi? Così. Esattamente. Senti, ma... Sono felice, un sacco che non ci vedevamo, eh? Un sacco non ci vedevamo. No, infatti ti trovo leggermente cambiato. Okay, capelli più lunghi? Che mi vedi? Sì. Senti, ma... Dimmi. Che? Non so da dove cominciare, sto leggendo qualcosa. Aspetta che metto gli occhiali, va. Allora, tu mi hai chiamato l'altro giorno. Dicevo, Renato Franco. Sì. L'Antonio Banderas dei giornalisti, lo sai? Somiglia Antonio Banderas. Bravo, bravo, era con noi sempre alle conferenze, bravo. No, voglio dire due cose. Su questa fase 2, no? È iniziata la fase 2. Ieri sono uscito. Anche io. Sono uscito perché volevo vedere. E dove sei andato? Volevo vedere com'era la fase 2 dal vivo, no? Quindi mi sono messo mascherina nera, c'è una mascherina tutta così, fino qua. Occhiali sopra la mascherina. Poi mi sono comprato il face shield, l'ho preso su Amazon. Cioè? Che è quella che usano i dentisti, la visiera. Ah. Ho messo la visiera di plexiglass così. Il casco da bicicletta incastrato sopra, quindi praticamente è una roba sicura 100%. Ho preso la bicicletta, mi sono fatto l'autocertificazione, vado a controllare, ho scritto, e ho fatto il giro un po' lì dove abito io, nella zona di Roma Nord, dove abito io lì, per vedere com'è la situazione. A un certo punto mi rendo conto che dietro di me ci sono due fotografi che mi seguivano. Allora mi sono fermato con la bicicletta, ma ciao per voi! Ah, oh, Violetta, qui non si batte in chiodo! Non c'è sta nessuno da fotografare! È vero! Perché tutti i giornali tirano le foto da Instagram, me le pubblicano e noi non lavoriamo mai! Meno male che sei uscito, almeno facciamo due foto facciamo! Quindi lì stanno fotografando a me? Quindi su tutti i settimanali delle prossime settimane ci sono solo io, perché sono l'unico VIP. Però sei tutto coperto, lo devono scrivere che sei tu. Sì, sì, perché io ho detto, ma ti levi le mascherette? No. Eh no. Tanto noi siamo dei obiettivi, no? Quindi ci sarò io. Insomma, spezziamo la lancia anche per i fotografi, assolutamente. Sono tanti, che in giro non hanno nessuno da fotografare. Lo vedi Mollica dietro di me?
Sì, lo vedo, lo vedo. E poi c'ho anche il pandino. Non liga. Poi c'ho Charlie Chaplin. Quello è un quadro di un famoso pittore, lo sai? Si chiama Natino Chirico, Calabrese. Ah. Vedi? Bello, eh? No, io qua ho solo regali invece dei concorrenti dei Soli Gignoti. Perché che, allora, che ti regalano? Mi regalano le statuine con la mia faccia. Ma dai, bello, tu ormai sei un'istituzione. Eh? Mi regalano questo. No! Ma scusa, ma è identico! Sei un po' strabico lì, però... Poi mi no, ma fammela vedere da vicino. Ah, questo è tipo quello di Mollica. Esatto. No, ma fammi vedere la statuina. Ma mettila da vicino. Beh, ma ti posso dire che è fatta bene. Sì, sono bravi. La fanno in 3D. Sai, questi sono... Ah, quella 3D! Esatto. Ah, beh. Quella 3D... Qualcuno dice sembra Biagio Antonacci. Questa è una vecchia storia, sì. In effetti, spesso. Senti, anche allora, veniamo alle dolenti note. Aspetta, sto facendo. Dimmi. Sei pronto? Manca ancora un sacco di tempo, eh. Guarda, c'è la fronte, ti metto la fronte mia, fermati. Tu non ti muovi, non fare niente. No. Guarda, c'hai i miei capelli adesso. L'ha visto? Guarda. T'ho messo i miei capelli, guarda. Hai visto che figo? No? Saluto tutti. Si fa su Instagram, si salutano tutti. Sì, come la radio. Senti, ragazzi, ma... io sono veramente antico. Forse però è vergognosa questa cosa, no? A 57 anni non essere in grado di usare... No, non è vergognoso, è una cosa sacrosanta, ti posso dire. No. Stai da Dio, non hai problemi, non ti becchi gli insulti, non ti becchi niente. Invece noi, che bene o male, noi, cioè quelli che io da una vita che sto su... Ma non sai cosa mi viene da ridere a me? Che oggi tutti si fanno i collegamenti con l'iPad, no? Sì. Da quanto tempo è che io faccio collegamenti con iPad e cose varie? Beh, col cellulare dal 2011, e dico la fiore, cioè, io gli ospiti ce li avevo, come no, nell'iPad, cioè, che sembrava una roba, come dire, ma come fai gli ospiti nell'iPad? Adesso è diventata una roba, sì, così, è vero. Hai visto? Questa cosa è un po' che cioè, ma dimmi chi ti ha chiamato, ma dimmelo, dai, cominciamo a affrontare l'argomento, perché bisogna affrontarlo. Chi mi ha chiamato per le dirette Instagram? No. Chi mi ha chiamato? Sanremo. Ma io l'ho detto da Mara Venier, una domenica in. Cioè, Sanremo, secondo me, adesso parliamoci seriamente, se tutto fosse stato normale, probabilmente rifare Sanremo, insomma, è andato bene l'anno scorso, grazie a Dio, eccetera, eccetera, quindi rifare il secondo Sanremo è sempre rischioso, perché poi fai uno, due punti in meno e ti dicono, è bello, però hai fatto due punti in meno. In questa situazione, che è una situazione drammatica per tutti quanti, è come se avesse azzerato tutto. È come se in realtà il prossimo Sanremo non fosse il secondo Sanremo, ma fosse il primo Sanremo dopo il coronavirus. Probabilmente sarà il primo momento di aggregazione dopo che noi passeremo un inverno da settembre in poi senza pubblico in studio, senza purtroppo poter andare al cinema se non forse, e speriamo, a Natale, senza concerti, senza teatro, e quindi il prossimo Sanremo sarà un momento di aggregazione del paese, dell'Italia, dei cantanti. E quindi ho detto, dire di no mi sembra scorretto, nel senso che è come se ci fosse, parlando del ponte prima di Renzo Piano, è come se ci fosse un ponte che collega l'ultimo momento felice, che è quello di febbraio, al prossimo momento felice con la musica e con un pubblico in un teatro, che è quello di Sanremo. E quindi secondo me è giusto farlo, e quindi sarei l'uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu. Detta. Ma di questo avremo tempo e modo di parlarne, perché siamo solamente al 5 maggio. Ce l'hai scritto quella cosa che hai appena detto?
Ce l'hai scritta? No. Perché a me, tu mi hai chiamata a me dicendomi quella stessa cosa. Così perché come è questo detto. Che io credo fortemente. E tu sai che io non scrivo niente, lo sai meglio di chiunque altro, perché per giorni e giorni a Sanremo mi dicevi, ma tu non provi mai? Ma tu non leggi niente? E io ti dissi, io non provo. E tu già mi dicevi, tu sei un pazzo. Mi dicevi anche, perché siccome ci sei tu, mi fai stare tranquillo, che ma io ero il tuo Lexotan, il tuo Xanax. Tu antidepressivo. Io non ho problemi. Quando ci sei tu, sono l'uomo più sereno del mondo. Io ho nella mia testa il momento, uno dei momenti più belli, quale? Quando se n'è andato Bugo e tu sei entrato. E ho detto, chi si è sentito male? E tu sei entrato. Io sono andato e tu hai... Aspetta, ma c'è un retroscena. Io ero rilassato perché io avevo già finito. Io avevo finito, no? Le cose che dovevo fare, avevo finito. Quindi ero seduto dietro le quinte, mi ero preso una sediola, una seggiolina, e stavo così. E con la televisione davanti? No, stavo così, rilassato, strafaccato, mangiavo cose che mi davano lì dietro le quinte, e mi vedevo gli ospiti che passavano, no? Passavano di corsa, mi piaceva vedere questa frenesia. Ed ero, sai, proprio rilassato, se non che a un certo punto non stavo guardando la televisione, sentivo perché non guardavo, perché lì alla televisione c'era un casino, tutti gli autori, sai com'è lì dietro, no? E io stavo tranquillo, che bello, ho già fatto il pezzo, mi ricordo cosa avevo fatto prima, tranquillo, tutto a posto. Arriva, non mi ricordo se Clericetti, hai capito? Clericetti, sì, uno dei nostri autori, il prete, io lo chiamo il prete, siamo un prete. Arriva e mi fa, sai come lui con gli occhialini tondi, Fiore, dimmi che c'è? È successo qualcosa? Vai fuori, è successo qualcosa? Che è successo? Io, siccome si era sentito male, ti ricordi se si è sentito male l'assistente di studio? Sì. Io ho detto, no, un altro. Ho detto, ma che è stasera? Ma qualcuno ce l'ha tirato, si è sentito male un altro. Non è possibile, quindi io sono entrato con la convinzione che qualcuno fosse svenuto sul palco. Poi sono entrato, ho visto la tua faccia così. Tu eri così, mi devi credere, eri così. Eri nel panico, eri... E io sono entrato e ho detto, ma che ti sei sentito male? Nessuno. E facevi col dito così. È uscito uno. Come mi sono divertito. E la cosa bella è che poi quando io sono andato, vado a controllare, no? Ma tu sei uscito, che poi non è bello. Ma quando tu sei uscito, chi hai trovato lì fuori? Morgan. Ho capito. Morgan che scendeva dalle scale, chissà da dove, non so da dove arrivasse. E io l'ho fermato, gli ho detto, Morgan, che succede? E lui in quel momento era agitatissimo, e io ho detto, non ho capito, che facciamo? E lui mi diceva sempre, non ho il fiatone, ma io non gli avevo chiesto il fiatone, non gliel'avevo chiesto io, però lui non so perché continuava a dirmi questa cosa, mi diceva, io non ho il fiatone, ho capito, ho detto, non c'è il fiatone, ma... Me ne siete andati, che è successo? Quindi lui voleva spiegarmi tutto quello che era successo, ma in un momento di concitazione era finito. Quindi io a un certo punto ho detto, non posso stare qui a sentire tutta sta cosa, vado a tranquillizzare adesso. Scusa, siccome sto lacrimando mi devo soffiare il naso, arrivo su un attimo. Vado lì e ti vengo a dire a te, non ci ho capito un cazzo, ti ricordi che tu hai detto così, non ci ho capito niente. No, sì. Ti ho detto, ma tutto a posto, non ci ho capito niente. Esatto. Ma quindi c'è stato il risatone del... Ora però... Tranquillo, se ci sei tu sono tranquillo, quindi può accadere qualsiasi cosa. Però mi viene da dire una cosa. Una cosa è così, brutta, no? Non la dire. No, è una cosa bella, Cioè, non è una cosa bella. Cioè, tu ti rendi conto che quel festival... Sono successe, sai quando dici le congiunzioni astrali, tutto andava, anche con le polemiche dentro che del festival, tu hai fatto una roba meravigliosa all'inizio, no? Tu, quella roba lì del passo indietro, ce la siamo portati per, del passo indietro è stata una roba micidiale, cioè ti hanno dato per morto, non so quanto, niente, questo inizia così, già figurati cosa succederà, no? Poi Junior Kelly. Poi è arrivato Junior Kelly.
con la mascherina, io ci facevo le battute, io feci una battuta, dissi, dovesse mai arrivare il coronavirus, l'unico che si salverà sarà Junior Kelly, una battuta del cavolo. E... Penso, siamo due settimane dopo quello che è accaduto, due settimane dopo. Cioè, se tu pensi che noi eravamo fino al 9, eravamo lì tranquilli, quanta gente c'era, Quando tu hai fatto quella uscita, no? Sei uscita, hai detto una cosa, poi è stata, insomma... diciamo un po' strumentalizzata da tutti, no? E lì si è tirato in ballo l'ismo, e da lì è nato il fiorismo, sessismo, abbiamo giocato su quello, abbiamo giocato... Come fai a rifare una cosa che sicuramente non sarà meglio di quello? No, ma non ci penso. Ma dal mio punto di vista, no? Che io dovrei essere quello che ti tranquillizza a te. Tu mi tranquillizzi, io sono sicuro. Che cosa farò di diverso? Cioè io mi sono vestito da coniglio. Perché? Certo. Mi sono vestito da... Buonasera! Giochiamo le carte! Okay. Ma adesso possiamo dire... Quanto tempo prima l'abbiamo pensata? O l'hai pensata quella cosa? La sera prima. Bravissimo. Perché? Quindi la qua prima... la sera prima di Sanremo. Lo sai perché? In conferenza stampa. Perché io la sera dissi, la prima sera, vestito da prete, dissi, se vestito così, da Don Matteo, domani facciamo il botto, vi giuro che se domani superiamo il 50% mi resta De Filippo. Io ho detto, ma caviare, non lo faremo mai il 50%. E invece sì. Invece sì, incredibile. Però sarà un altro Sanremo. Non so come sarà, perché non... Ma tu ti rendi conto? Ho in testa, ma sarà un altro Sanremo. Ma cosa hai in testa? Tu cosa hai in testa? Tu non hai niente. Tu è pericoloso quello che hai in testa, perché tu vai lì, poi chiami a me e io devo fare, poi mi dicono vai fuori che uno si è sentito male e io vado, arrivo. E poi è bello che ogni tanto tu la mattina in albergo mi dicevi ti dico cosa dirò stasera, io no, non lo voglio sapere. Ma come? Ma non vuole sapere neanche quello che farò, non voglio allora, sapere. Io ti posso dire una cosa, io non lo so se lo farò, te lo voglio dire ancora, non lo so, perché io ci voglio pensare. Va bene. Giusto. Pensare bene. Giusto, è giustissimo. Tu sei convinto che io invece lo faccio, vero? Sono convinto, con te. Tu sei sempre con me. Chi è che parla? Chi è? Chi è? Ah, è Giuseppe che sta giocando. Ah. Allora, ti voglio dire. Noi abbiamo unito i ricchi e i poveri. Sì, è vero, è incredibile. E quindi cosa possiamo fare di più? Li dobbiamo distruggere. Come distruggere? Riportiamo i ricchi e i poveri lì e facciamo il distanziamento sociale, perché dobbiamo fare delle cose che devono andare al di là. Se certo. Dobbiamo farlo, cioè dobbiamo, non possiamo arrivare lì e dire ah eccolo è l'amico mio che viene qua. No, dobbiamo, io te lo dico, no. Se io dovessi farlo vengo, non lo dire cosa farai. No, beh, che ne so io, mancano 8 mesi. Intanto, aspetta, apriamo la parentesi. Non sapremo ancora come sarà il febbraio prossimo, che non è che detto che tutto finirà, perché noi dobbiamo essere ottimisti, finirà tutto, per carità. Quindi sarà il primo dopo il coronavirus, comunque, perché noi dobbiamo essere ottimisti, arriverà un vaccino, qualcosa durante quest'inverno. Se non arriva lo facciamo noi, lo fai forza, tu. Per forza. Sai che uno che possiamo riunire quest'anno, Benji e Fede, si sono già divisi. Sì, è vero. Ho letto che si sono divisi. È vero, si sono divisi. Ho letto che si sono divisi. Mi dispiace che erano cari insieme, però noi possiamo riunire a Sanremo. Ma magari. Possiamo riunire. Allora facciamo così, facciamo una serata reunion e riuniamo gli 883. Chiamiamo Mauro Repetto? Mauro Repetto e Max Pezzali insieme, sei un mito. Ma magari. Poi i gemelli di Guidoni ci salutano, li sto vedendo adesso. Ciao, poi ragazzi. Facciamo i Luna Pop. 50 specie, tutti quanti. Tutti quanti, loro carini, con le prostatine ancora giovani, che ormai hanno 45 anni a testa pure loro. Non è che... Chi c'è da riunire? I Pooh no, perché i Pooh si sono riuniti, rifacciati, rimessi. I Pooh è facile rimetterli insieme. Insomma.
Gli articolo 31, che già una sorta di reunion, l'hanno già fatta, però l'hanno già Sì, fatta. sì. Io esisto, ho visto qui scritto, così, così semenano sul palco i fratelli Gallagher, Gallo. rimane, si vede, e poi mi dicono, insomma, riuniamo gente, ma soprattutto mi dicono, vi prego, riunite le lollipop, che io. Adesso si dice, si scherza, però. Io veramente non lo so, ma ti voglio bene. Eh? E poi di nuovo lo smoking, papillon, no, dobbiamo cambiare anche lì. Tu devi cambiare look. Ma A ci sono proposito, rimessi. Però teniamo le ma tu, stesse stanze. Tu davanti alla mia camera, quello se io sai. dovessi, Io. io metto sempre, se dovessi venire, voglio Hotel Globo, la stanza quella là. Quella di fronte alla mia. Però Quella di vai a fronte. bussare in quella a fianco, perché tu la prima sera sei andato a bussare in un'altra camera. Ha sbagliato. Ti posso dire che io non mi preparerò. Se dovessi venire a Festa di Sanremo, io non mi preparo. No. Ma non dobbiamo. Perché? No, non mi preparo. Quale? Che venga a fare i monologhi? Ancora dobbiamo essere avanti, No, nuovi, ma poi avremo, dobbiamo io mi auguro, rinnovarci. e questo è veramente una cosa per la musica italiana, sarà un momento importantissimo quello di Sanremo, perché poi purtroppo, dico purtroppo, non solo per i grandi nomi, ma anche per tutti gli altri tecnici, musicisti che lavorano, i concerti quest'estate non ci Non saranno. ci saranno. Purtroppo dagli stadi ai teatri, palazzetti, non ci saranno. E quindi ci auguriamo che riprendano dalla primavera del 2021. Quindi anche Sanremo, mi Ci auguro sarà una veramente di folla a Sanremo, ospitare. secondo me vorranno venire tutti. Ma io me lo auguro, perché avere i grandi nomi, avere i grandi cantanti è sempre un piacere, e Senti, ma soprattutto dimmi per. la verità. Ma tu stai già lavorando al festival? Stai già. Io penso, tu mi conosci, sai che io penso. Mi scrivo, mi butto degli appunti, delle idee. Siamo a Pure maggio. L'anno scorso io l'ho saputo ad agosto, tu lo sai, praticamente sei stato il io. Quindi primo che mi ha chiamato. siamo Quindi in vantaggio adesso, siamo. siamo in Ma tu vantaggio. come ruolo non mi promuovi quest'anno? Cioè, devi dare una promozione, qualche cosa, qualche ruolo più. Ma certo, ma Che ne tu so, dimmi. tipo. Cioè, Presidente del Consiglio sei tu e io sono il Di Maio del festival, io sono un po' il. Ma Voglio certo. essere. Voglio, tu mi devi dici, guarda, l'anno scorso hai fatto l'amico mio che mi ha aiutato, quest'anno sei Bravo, aiuto ufficialmente, presentatore, anzi, mi fai potremmo presentare entrare qualche insieme. cantante, Ma qualche sicuro, ma è cantante, ovvio, ma certo, certo, ma quello eh? lo do per scontato. Visto che siamo in diretta, ma Vasco Rossi. Ci vuole. Ma magari Vasco, devo dire, Vasco è stato molto carino l'anno scorso. Io ti dico che l'anno scorso lo avevo, insomma, attraverso l'ufficio stampa contattato, ma lui aveva già previsto di andare a Los Angeles, andare in America. Chiamiamolo subito, Però so una, che chiamiamolo. ci vedeva, e Sì. ovviamente avere Vasco sarebbe bellissimo. Ma proprio prima puntata, la puntata di Vasco. Anzi, deve Sarebbe bello. fare proprio l'irruzione, deve fare quelli che irrompono sul palco. Voglio parlare col sindaco, sai che deve farlo lui. E cosa gli direbbe Pasqua al sindaco? Capito perché così, dai, su canto. Beh, sarebbe bello che lui cantasse Vita spericolata a Sanremo, eh. ragazzi. Vita Ma spericolata a Sanremo. sarebbe Cioè, bello chissà. che. Da quanto non canta Vita Spericolata? Perché io non so se nei concerti la fa Vita Spericolata, sai? Io credo in un concerto che ho visto all'Arena Civica a Milano tanti, tanti anni fa, negli anni 90, lui cantò Vita Spericolata, la fece, me lo ricordo. La La fece, fece. credo, nei bis, quando alla Nei fine. bis, nei bis, nei bis. Senti un po', altro problema. Dimmi. Lui ci deve essere, secondo me. Lui l'anno scorso ha detto l'ultimo balconcino di Mollica. Se come dici tu, che l'hai detto Io. tu, questo è la rinascita perché non è dato tutto quello Vabbè, che ma hai non lo dire scritto. così, perché così lo Se, butti no, via. tu, no, perché tu me lo dici tu. Ma non lo condividi l'idea che sia un primo dopo? Sì, c'è il dopo virus, questo è il dopo virus, c'è il prima virus e dopo virus.
Mollica ci deve essere, cioè non possiamo fare No, questa no. cosa particolare, quindi la RAI deve Certo. dare a Vincenzo Mollica un, come dice, un contratto di consulenza che si può fare, no? Certo, penso proprio di sì. Parliamo col direttore, parliamo con l'amministratore delegato e secondo me, ma credo che anche il direttore del TG1... Scusa, quanta gente esterna lavora in RAI? Non lo che so. Vengono a... Sì, Tanti. c'è stata gente esterni certo. Ah, che hanno certo. dei contratti, che vengono a lavorare per la RAI, no? I Sì, famosi... sì, Insomma. sì. Tanti. Quindi lui, Vincenzo Mollica, farà il suo balconcino. Ma no, ma poi non c'è, senza nulla togliere, come dire, ai tutti gli altri a giornalisti, nessuno. ma Vincenzo ha un rapporto, un legame con te, Ma con solo festival. perché... Solo perché questo è un festival, sarà un festival del tutto particolare, la rinascita, insomma, Bravo. L'inizio del... Io E parlo poi come se basta, nel senso facessi... che, te lo dico, nel caso tu accettassi, non lo so. Bravo. Poi basta, sai quando faremo eventualmente il terzo? Quando tu, il 90° Festival di Sanremo, che tu avrai 80 anni, io ne avrò 78 e saremo la coppia più anziana nella storia del festival. Presentato il festival, ma no, bisogna vedere in che condizioni arriveremo. Certo, ovviamente se... Perché poi non vorrei, ora, signore con... Canta Ghibli! Chi ti ha cantato? Chi è? Se ci andiamo così adesso, figurati a 80 anni. Però sarebbe carino, io 80 e tu 78. Non sarebbe non male. Vabbè, vabbè. Non è male, non è male. Va bene, ama, ci lasciamo così allora. Io sono contento, grazie per questa diretta Instagram che ho provato a 57 anni, quasi a 58, perché so che tu ne hai quasi 60. E tu, è stato una bella tu lo sai che tu sei convinto che io lo farò, vero? Tu sei convinto. Sei ecco. Non so che sei convinto. Io ti conosco da 30 e passa anni, non sono convinto che tu lo faccia. Io sono convinto che se quello che riesco a costruire ti dovesse piacere, tu avrai... tu... No, dico, se quello che io metto in piedi ti dovesse piacere, io so che tu sarai, come dire, felice di poter dire a quella cosa da con lui che si è sacrificato, che ha fatto e ha pensato, io ci sarò. Pensa all'ingresso insieme partendo da piazza, dalla piazza no, e no, entriamo insieme. No, no, non no. mi dire sta cosa, già no, che no. io già... No. Già solo per questo ti dico che non vengo, perché io ho paura della folla, quella a mezzo alla strada, alle piazze. Perché io da dopo il karaoke mi è venuta l'agorafobia, si chiama? Sì, agorafobia, paura di spazi aperti. Io, no, io soffro di claustrofobia, lo sai che soffro di claustrofobia? Io invece quando vedo folla, io sto in mezzo, mi viene un po' di ansia. Pensa che mi è venuta da dopo il karaoke, lo sai? Ah sì? Cioè, a teatri, palazzetti, infatti stavo dicendo però la strada con la gente, allora lì sì. Lì sì. Hai già l'inizio? No. Io no. Ce l'ho. C'è l'inizio? Io ce l'ho. Veramente? Ce l'ho. Però io farò delle cose, ti dirò subito, se dovesse, certo. Cioè, a condizione, Giuseppe. Certo. Se dovessi, farò delle cose... che ti dirò lì di fare delle cose sul palco e tu mi devi promettere adesso qualsiasi cosa io ti dirò tu farai. Perché non ho sempre fatto questo? No, ma aspetta, possono essere cose... Possono io essere mi cose... fido, se tu ci sei, io sono tranquillo, qualsiasi se prometto... Se adesso ti devi abbassare i pantaloni... Io me li abbasso sul teatro, sul palco adesso. Giuro, lo faccio. Qualsiasi cosa, io non ho problemi. Allora cominciati a mettere delle mutande sotto, sì. Presentabili a pantaloncino, che... okay. Con scritto Ariston davanti. E Bugo dietro. Allora Bugo lo chiami, Bugo e Morgan devono esserci. Adesso vediamo anche bello. Adesso cominciano i pezzi. Non è che loro
non è che devono fare la pace perché noi dobbiamo essere, cioè, però ci devono essere in qualche modo. No, adesso vediamo, capiamo anche i progetti, sai che poi partono i progetti discografici, il Sanremo Giovani, insomma, Ah, certo. tutto, è bello, tutto capire chi porterà i pezzi per il Come festival. faccio ad allenarmi? Perché prima di Sanremo, io l'anno scorso stavo facendo Viva Rai Play, quindi ero bello allenato, capito, tutti i giorni facevo cose. Ma tu ormai sei come prima sentivo. Parlavi di golf e di Tiger Woods. Ormai quando Tiger Woods sì, si allena, ma insomma, non hai bisogno. Tu puoi, il tuo Pensa se non mi allenamento è. tagliassi, se non mi tagliassi la barba da qui a febbraio. Sai che forse mi tengo sto look di capelli così? Non è male, No, io li volevo lasciare un po' più lunghi sopra, così copre un po' la stempiatura, eh? capito? Sì, lasciali lunghi. Li taglio qui ai lati. Non tagliare niente fino a febbraio. Tu non hai capito? Se io ti voglio fare, io vorrei che tu a un certo punto dicessi, ma perché l'ho fatto venire? Non perché io non lo direi mai. No, perché tu mi hai detto, mi hai promesso che qualsiasi cosa io ti chieda tu Sì, farai. e te lo prometto qui, davanti a oltre 5.000 persone. Allora, sappiate, tenete questa registrazione. Esatto. Ok. Qualsiasi cosa tu mi dirai di fare sul Mi palco. scrivono Carrà. Carrà, ho letto Carrà. Sarebbe carina Beh, Raffaella, eh? certo. Raffaella sarebbe carina, un bel pezzo, io e te Raffaella. Che dolor, che dolor. Na, 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 che dolor, che dolor. Na, 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 na. Ma quando abbiamo ballato il lento, no, quella è nata la sera prima, ti ricordi la sera prima? Sì. Però, guarda che baffo che avevi, eh? Hai visto che roba? Ma vero, guarda che roba, guarda. Ma nero, oh, nero. Bella quella foto. Quanti anni fa? Quando l'hai fatta? Quanto Mio. tempo è? C'è scritto 06, possibile 2006? 2006? Sì, può essere. Sono Quanti 15 anni anni è? fa, eh? C'è un crollo. Si ha un crollo. Vabbè, ragazzi, ragazzi, ama, Caro mi Shuri. preoccupo, io ti guardo, più ti guardo e ti guardo, guarda nel tuo sguardo la follia di... Io sono felice. Ma cosa puoi desiderare? Ah, se dovessimo farlo, ovviamente non abbiamo parlato di Jovanotti, ma lo sappiamo che Jovanotti è. Ah, a proposito, posso fare, tanto so che tu l'hai già fatto, io mi sono visto tutti gli episodi, Beh, fantastico, è eh. bellissimo, l'ho Bellissimo, scritto, è bellissimo. bellissimo perché intanto è un viaggio bellissimo di posti che io non conosco e quindi poi in questo periodo dove sei chiuso a casa, quella è la libertà totale, cioè solo in mezzo alla natura. E poi ci sono delle belle riflessioni, quindi a coloro che non l'hanno visto su RaiPlay, guardatelo perché è un No, viaggio una meraviglia. bellissimo. Bellissimo Bravo su Lorenzo. RaiPlay. Cioè, quindi lo dobbiamo chiedere a Lorenzo se vuole partecipare, no? Io credo che i cantanti, quelli che fanno proprio i cantanti, abbiano bisogno di al di là del piacere, anche di un progetto. Quindi io non so cosa farà lui discograficamente, ma mi auguro che ci sia un progetto con l'anno nuovo importante e quindi il palco di Sanremo per uno come Lorenzo è sempre Allora, aperto. una persona ha scritto, adesso chi è, vediamo se lo trovo, Simoncella ha scritto gli amarellotti. Ti ricordi avevamo fatto Fiorella Amadeus, gli amarello? Amarello, sì. Gli amarellotti, gli amarellotti. Vabbè, c'è anche Nicola Savino, insomma, un sacco di gente da sentire, da dire, Certo, con tutto il no. gruppo, insomma, se... Devo dire Consiglio. che ci sono. Vediamo, dai, ci mettiamo. Io ci Portiamoci penso. avanti. Bravo, tu Io pensaci. adesso chiudo la diretta, Ok. rimango in diretta così. Ok? Non sto scherzando, eh? Rimarrò così, eh? Va bene, io Ciao ti. Ama, ci sentiamo Grazie, presto, Giuri. ok? Un bacio alla tua family. Ciao. Ciao, grazie, Rimango ciao, ciao. qua, vedrai, Ciao a vedrai. tutti, ciao, grazie, Ciao. ciao. Si spegne qui.
pesante. È pesante. Te ne dicono di tutti i colori, non sai. Ti misurano le parole, quello che dici, le battute che fai. Non ho il carattere giusto per fare queste cose, eppure l'ho fatto l'anno scorso. Mi ha convinto, mi convincerà pure quest'anno. Vabbè. Beh, potrebbe essere la mia ultima cosa, eh. Ecco, questa mi è venuta un'idea adesso. Potrebbe essere la mia ultima cosa. Sì, è una bella idea. Ecco. Faccio Sanremo, come va, va, e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni, no? È bastato già pure troppo. Largo ai giovani e io me ne vado. Chiudo e basta. Bella cosa.